Allora, innanzitutto voglio ringraziare Simone Pollo per aver accettato questo invito. Simone insegna filosofia morale all'Università di Roma La Sapienza. Tra i suoi ultimi libri è uscito di recente una curatela che si intitola Le idee dell'etica nel 22, invece nel 21 il suo ultimo libro Manifesto per un animalismo democratico. Non sto a elencare tutte le altre pubblicazioni perché non le ricordo a memoria, ma sono copiose nazionali e internazionali, quindi ringrazio di nuovo Simone di essere qui e Simone ci parlerà di darwinismo, civilizzazione e progresso morale. Grazie, grazie davvero per l'invito. Sì, il mio intervento oggi mi hai detto più o meno una mezz'oretta. Mezz'ora, 45 minuti, come sì. Grazie. Sì, il mio intervento di oggi in qualche modo si colloca, diciamo, un po' al confine, o meglio, nell'intersezione fra un tentativo di ricostruzione di un'idea che è quella appunto del modo in cui all'interno della cornice del darwinismo, termine con il quale appunto in realtà è da intendersi non solo, diciamo, la lettera di Darwin, ma fondamentalmente tutto lo sviluppo della teologia evoluzionistica nelle sue varie articolazioni fino ad oggi, si colloca appunto in questo contesto la possibilità di ricostruire un'idea che è quella della nascita dell'etica e del suo sviluppo in termini di progresso morale e di civilizzazione, e di come, e questo sarà quello che proverò a fare, diciamo, in chiusura, spero che da casa si veda, perché ogni tanto si blocca l'avanzamento delle slide, quindi se continuate a vedere la slide del titolo, ditemelo, e come in questo contesto si può, diciamo, rendere conto di un peculiare avanzamento in termini di progresso morale che riguarda l'estensione e l'ampliamento della nostra considerazione morale agli animali non umani su premesse che sono premesse, come dire, altrettanto darwiniane, ovvero sul modo in cui appunto il darwinismo dovrebbe modificare il nostro modo di comprendere gli animali non umani e le nostre relazioni con essi, e di come questo modo nuovo di vedere gli animali non umani, che l'uomo relativamente, nel senso che poi, diciamo, qualcosa che dovrebbe essere acquisito già da quantomeno un secolo e mezzo, si può collocare all'interno, non so se dirò qualcosa in conclusione, proprio in estrema conclusione, come questo progresso si può collocare, questa possibilità di progresso si può collocare all'interno di quel peculiare contesto che è la vita democratica, così come ne intendiamo, lo dovremmo intendere all'interno appunto di un contesto di democrazia liberale. La prima, diciamo, questione da affrontare nel momento in cui si parla di darwinismo, civilizzazione, progresso morale, darwinismo ed etica, è, come dire, mettersi al sicuro da una possibile obiezione, che in realtà è un'obiezione che accompagna l'accostamento dell'idea appunto della pericolosa idea di Darwin, come la definì Dennett, con l'idea che appunto questa abbia qualcosa a che fare, possa avere qualcosa a che fare appunto con l'etica, con il nostro modo di intendere la vita morale, cioè l'idea che noi abbiamo delle responsabilità, dei doveri, degli obblighi, delle virtù. Poi il lessico può variare, ma come ci muoviamo all'interno di questo contesto, perché appunto l'idea che si possano accostare darwinismo, etica, civilizzazione e progresso morale è un'idea alquanto controversa, ma è controversa fin da Darwin. Scusa, si vede ancora la prima pagina. Ah, ecco, allora in genere si risolve... Adesso si vede. Ecco, si risolve facendo, come dire, dando il calcetto e riavviando. Vecchio metodo, diciamo, che vale per i televisori a valvole anche questo. Dicevo, è un'idea appunto, è un accostamento che è problematico appunto sin da Darwin. Perché? Perché in qualche modo alla teoria di Darwin, al modo in cui Darwin rappresenta la vita, cioè la buona vita che si muove fondamentalmente per il meccanismo, anche se poi abbiamo scoperto che in realtà è un meccanismo più complicato di quello che sembra, ed è accostato ad altri meccanismi, ma fondamentalmente si muove per il meccanismo della selezione naturale, cioè un meccanismo che seleziona per l'appunto coloro,
gli organismi che sono più adatti, premiandoli con la sopravvivenza e la possibilità di riproduzione, ed eliminando quelli che non sono adatti, in una quella competizione, in una lotta per l'esistenza, appunto, per usare la stessa locuzione che Darwin usa. Questa immagine della vita sulla Terra è un'immagine che è stata accostata sempre a che cosa? A una fondamentale spietatezza, appunto, del meccanismo della selezione naturale, in cui la natura, appunto, è rossa nelle zanne e negli artigli, per usare appunto un famoso verso di Tennyson, che in realtà non era specificamente orientato a descrivere la teoria di Darwin, ma che a un certo punto comincia ad essere utilizzato appunto per descrivere quello che sarebbe il mondo secondo le leggi del vivente, appunto, che Darwin mette in luce. E d'altra parte lo stesso Darwin, di fronte, come dire, alla spietatezza di questi meccanismi, in alcuni casi, famoso il caso che lui menziona nella famosa lettera ad Asgrain nel 1860 della Vespa, che paralizza il bruco e deposita nel bruco vivo ma paralizzato le sue larve, che si alimentano appunto della carne vivente, quindi, diciamo, una fonte di cibo fresca del bruco paralizzato per riprodursi. E dice: io non mi posso immaginare come un Dio benevolo e onnipotente possa aver concepito un tale, diciamo, meccanismo perverso, cioè quello di pensare che appunto si possa far soffrire un essere vivente come appunto il bruco, che viene paralizzato e parassitato dalla vespa pneumonide, per consentire appunto la propagazione della vita. Ecco, in realtà Darwin, diciamo, che si riferiva ovviamente a un meccanismo spietato, ma si riferiva in questo caso soprattutto a un suo travaglio personale, perché, come sappiamo, Darwin, diciamo, parte da una posizione genericamente credente, anzi forse sarebbe dovuto diventare addirittura una sorta di parroco di campagna, e poi in realtà finisce, come sappiamo, come gnostico alla fine della sua vita, e questo, diciamo, anche con un certo conflitto familiare con la moglie, che invece rimane convintamente credente fino alla fine della sua vita. Anzi, era molto preoccupata perché c'è una lettera che lei gli manda, famosa, diciamo, si scambiavano un WhatsApp da una stanza all'altra, a lettere, come facciamo noi oggi, si mandavano le lettere da una stanza all'altra, e gli scrive che a un certo punto, quando lei si accorge che Darwin è sta prendendo la strada dell'agnosticismo e sta divulgando queste idee che tutto fanno tranne che confermare appunto la presenza di un Dio benevolo, beh, io sono molto preoccupata, perché questa è una sintesi, lo dico in modo molto più prosaico di come lo dice lei, io forse qualche speranza di andare in paradiso ce l'ho, tu se non hai questa strada manco per niente, e forse non potremmo vederci mai più, che è una cosa molto molto struggente, ecco. Però prende conto, diciamo, del tipo di travaglio che aveva Darwin rispetto al modo in cui le sue scoperte, le sue intuizioni trasformavano anche le sue convinzioni personali. Ecco, comunque, diciamo che ci sia un problema rispetto alla plausibilità di tenere insieme la spiegazione di come appunto si organizza, di come procede la vita, e quella che sono le nostre convinzioni morali, indipendentemente dalla presenza di un Dio o meno. È un problema che si rende evidente a Darwin, ma che si rende evidente soprattutto nei darwiniani, primo fra tutti Thomas Ray Huxley, che era il darwiniano più fervente e convinto, tant'è che si merita l'appellativo di mastino di Darwin, perché appunto Darwin, che aveva un carattere, diciamo, timido e introverso, non andava certo in giro a fare conferenze, non andava per festival come si fanno oggi, diciamo, le filosofi, le celebrità scientifiche, se ne stavano in realtà a casa sua, Downhouse, e mandava Thomas Ray Huxley a fare i dibattiti anche con i vescovi e a difendere la teoria darwiniana. Ecco, però Huxley, che appunto era il darwiniano più convinto, in una di queste conferenze, che poi diventerà un libro, che è stato anche tradotto in italiano, curato da Antonello Vergata, che si chiama Evoluzione ed Etica, in una di queste conferenze fondamentalmente sostiene una tesi che, come vedremo poi, non è propriamente una tesi, almeno a mio avviso, ma non solo a mio avviso ovviamente, una tesi troppo compatibile in realtà e con la lettera e con il modo in cui dovremmo intendere la relazione fra darwinismo ed etica. Avanza la tesi che in realtà la civilizzazione è qualcosa che ha poco a che fare con i meccanismi fondamentali che Darwin ha scoperto, del modo in cui la vita progredisce, inclusa la vita umana. Perché Huxley, in questo
in questo testo, introduce con una metafora molto famosa ed efficace l'idea che fondamentalmente l'etica, la nascita della morale, cioè la nascita di comportamenti come l'altruismo, la cooperazione, ovvero comportamenti che sono tutt'altro che competitivi, fondamentalmente sono paragonabili all'attività di un giardiniere, che a un certo punto arriva in uno spazio incolto dove appunto la vegetazione, le piante combattono fra di loro per l'esistenza, per sopraffarsi e per primeggiare l'una sull'altra, e questo crea un caos, un disordine, fondamentalmente una violenza, mentre arriva il giardiniere e che cosa fa? Il giardiniere mette ordine. Il giardiniere decide, disciplina, ferma il conflitto e organizza. Secondo Huxley, in realtà quello che succede nella storia degli esseri umani, dell'Homo sapiens, è che a un certo punto, non per motivi, come dire, trascendenti o per motivi che sono legati a un qualche tipo di rivelazione spirituale, ma sono motivi legati alla nostra natura biologica, però quello che noi faremmo, secondo Huxley, è a un certo punto intervenire per arrestare i processi darwiniani di selezione naturale. Cioè, fondamentalmente quello che dice Huxley è che la civilizzazione, l'etica, la moralità, la nostra forma di vita morale, è qualcosa che agisce contro i processi dell'evoluzione per selezione naturale. Cioè, la competizione è individuata come il meccanismo fondamentale dell'evoluzione. L'evoluzione è competizione, fra i viventi per la sopravvivenza. La civilizzazione ferma e arresta la competizione. Quindi fondamentalmente, secondo Huxley, il meccanismo della civilizzazione è discontinuo rispetto alle leggi individuate da Darwin. E in realtà quello che succede, già ancora Darwin vivente in realtà, perché appunto Huxley ha queste idee, comincia a svilupparle, che Darwin è ancora vivente, e Darwin un po' ci rimane male perché in realtà pensa che Huxley non abbia capito bene le sue idee appunto a proposito dell'origine dell'uomo e dello sviluppo dei processi di civilizzazione, di cui diremo qualcosa dopo, che lui scrive nell'origine dell'uomo. Però appunto già Darwin vivente, subito dopo, si crea, per così dire, si creano due correnti, mettiamola proprio in termini, diciamo, da partito politico. All'interno del darwinismo si creano due correnti, la corrente Huxley e la corrente Kropotkin. La corrente Huxley è appunto quella che sostiene che, benissimo, tutto giusto, Darwin ci ha visto lunghissimo, ha azzeccato tutto, però se vogliamo spiegare appunto l'etica, la civilizzazione, noi non possiamo ricondurla completamente all'interno di quei meccanismi, cioè dobbiamo pensare che a un certo punto c'è un qualche tipo di salto, cioè che la civilizzazione umana rappresenta una discontinuità rispetto ai meccanismi dell'evoluzione e anzi rappresenta un modo per tenere a bada, coltivare come un giardiniere quei meccanismi, disciplinarli. Dall'altra parte invece a un certo punto si crea una corrente, in questo caso diciamo l'accezione politica è più che adatta, perché a un certo punto arriva un signore che si chiama Piotr Kropotkin, che era un anarco comunista russo di nobili origini, una di queste figure appunto primo novecentesche molto affascinanti, che era un darwiniano convinto e tentando, come dire, di mettere insieme le sue idee politiche appunto di natura anarco-comunista con la teoria dell'evoluzione, scrive ad esempio un libro che peraltro è stato recentemente ritradotto in italiano, che si intitola, una volta veniva tradotto con il mutuo aiuto, adesso viene più tradotto con il mutuo appoggio, un fattore dell'evoluzione, in cui fondamentalmente se la prende con Huxley e Spencer, che per oggi teniamo da parte, perché poi Spencer è una figura molto complicata perché non era neanche così tanto darwiniano, avendo, come dire, mal interpretato alcune idee di Darwin. Che cosa dice Kropotkin? Kropotkin dice no, in realtà non funziona come dice Huxley. Noi dobbiamo vedere che cooperazione, altruismo, socialità sono altrettanto interni all'evoluzione per selezione naturale quanto i meccanismi della competizione. Cioè, noi possiamo spiegare la forma di vita morale, sociale,
non solo degli esseri umani, ma anche di molti animali umani. Infatti Kropotkin scrive facendo tutta una serie di osservazioni che oggi chiameremo etologiche. Lui soprattutto osservava gli animali in Siberia, diciamo, laddove, come dire, la pressione ambientale, l'ambiente, come dire, ostile, gli animali si associano all'interno della specie, si associano, cooperano per combattere, come dire, la lotta per l'esistenza, ma in realtà come, come gruppi. E la cooperazione, la socialità, è un meccanismo che favorisce la fitness, come si dirà con un termine contemporaneo, cioè l'essere adatti e poter sopravvivere e potersi riprodurre. Quindi la tendenza Kropotkin, la corrente Kropotkin, è quella che dice non c'è bisogno di pensare un salto fra l'etica e la civilizzazione, ma in realtà noi possiamo spiegare i fenomeni della cooperazione e della socialità, non solo negli esseri umani, ma anche negli animali non umani, e in estrema sintesi anche i fenomeni della civilizzazione umana, rimanendo completamente interni ai meccanismi dell'evoluzione per selezione naturale. Perché la selezione naturale non deve essere identificata erroneamente con la competizione. La selezione naturale è un meccanismo, per così dire, cieco. La selezione naturale seleziona quello che è più adatto. A volte può essere più adatto il competere, il lottare fra individui per la sopravvivenza, a volte può essere più adatto il cooperare, l'associarsi per avere, come dire, una fitness maggiore di quella che si avrebbe appunto facendosi la guerra. Questa corrente però è una corrente che dura ancora oggi, questa divisione fra correnti, per così dire. Qui tanto per fare alcuni esempi, su alcuni ritorno anche dopo, noi dalla parte Huxley abbiamo ad esempio un autore come Patrick Torf, che è anche stato tradotto in italiano questo libro Effetto Darwin, che sosteneva e sostiene, è un darwinista, non è, diciamo, un anti-darwiniano, anzi il curatore dell'edizione francese delle opere di Darwin, l'idea che fondamentalmente la civilizzazione, questa è l'espressione che lo usa, abbia un effetto reversivo sulla selezione naturale, cioè noi sospendiamo i meccanismi dell'evoluzione con l'etica e la civilizzazione, li sospendiamo, noi come forma di vita umana non siamo sottoposti a quei meccanismi, noi abbiamo, per così dire, adottato altre leggi. Nel momento in cui cooperiamo, nel momento in cui siamo altruistici, nel momento in cui ci prendiamo cura di quelli più deboli che non sopravviverebbero in un regime di competizione, noi stiamo sospendendo appunto i meccanismi dell'evoluzione per selezione naturale darwiniana. Un altro autore, anche questo tradotto in italiano, come Michael Tomasello, soprattutto... Scusa, sì, si è bloccato di nuovo. Accidenti, eccoci. Allora, adesso si vede? Ok, sì. Ok, grazie. Sapevo che dovevo dare il puntatore, secondo me è colpa mia. un altro autore come Michael Tomasello, in particolare ad esempio in questo libro Storia naturale della moralità umana, altrettanto darwinista, nel senso che non è, come dire, fuori dal contesto della biologia evoluzionistica darwiniana, però sostiene fondamentalmente l'idea che gli esseri umani, con la loro peculiare forma di vita civilizzata, abbiano fatto un salto rispetto a quelle forme di cooperazione che ci sono, ad esempio, in primati non umani, nelle grandi scimmie come gli scimpanzé. Perché, ad esempio, dice, gli esseri umani manifestano e agiscono, si comportano nei loro comportamenti sociali con forme che lui chiama di intenzionalità congiunta, di agentività congiunta, cioè le relazioni non sono dialoghiche, io faccio una cosa a te, tu la fai a me e abbiamo una forma di reciprocità, ma agiamo insieme in vista di uno scopo collettivo che rappresenta un noi, e in questo noi si costituirebbe una forma di identità collettiva che fa sì che il comportamento sociale umano non sia assimilabile a che cosa? A quei meccanismi di socialità che sono spiegabili molto semplicemente con i meccanismi dell'evoluzione per selezione naturale, ma appunto sono forme di comportamento che aggiungono qualcosa e che fanno fare un salto qualitativo alla cooperazione umana.
secondo me Tomasello è un cripto, neanche troppo cripto kantiano, ma poi questo diciamo lo decideremo come dire, in un'altra sede, perché ha un'idea diciamo di moralità che secondo me è assimilabile a quel tipo di tradizione razionalistica. D'altra parte invece nella corrente Kropotkin oggi abbiamo personaggi come Franz de Waal, che ad esempio in questo libro, in tantissimi altri, questo diciamo lo menziono perché è quello in cui forse più si mettono in luce certe idee in modo chiaro e all'interno di una contestualizzazione proprio di tipo etico-filosofico, cioè primati e filosofi, anche questo tradotto in italiano qualche anno fa da Garzanti. Invece Franz de Waal ritiene che appunto non ci siano forme di discontinuità fra la civilizzazione umana e i meccanismi fondamentali dell'evoluzione che noi vediamo all'opera, ad esempio, nelle forme di socialità non umana e di cooperazione non umana. E questo io vorrei provare a dire qualcosa su questa linea, cioè sulla linea Kropotkin. Questa linea è la linea che in realtà corrisponde a quella che era la visione darwiniana sulle origini della moralità e sulle origini della civilizzazione. Tant'è che in un famosissimo passaggio, appunto, dell'origine dell'uomo, Darwin scrive che qualsiasi animale dotato di istinti sociali ben sviluppati, come ad esempio diciamo le affiliazioni parentali e genitoriali, filiali, acquisirebbe inevitabilmente un senso morale o coscienza, Darwin usava molto la nozione di coscienza, non appena i suoi poteri, le sue capacità intellettuali si sviluppassero tanto quanto o quasi come quelle umane. Che cosa intendeva dire con questa affermazione Darwin? Fondamentalmente che la moralità intesa come una forma di socialità basata su una cooperazione, forme di altruismo e in qualche modo, come vedremo, anche simpatia e biasimo e lode sociali, cioè rafforzate da simpatia e biasimo e lode sociali, è una forma di vita che è disponibile a qualsiasi specie vivente laddove questa specie vivente si trovi in determinate condizioni che hanno a che fare con la sua costituzione e i particolari tipi di pressioni ambientali e sociali alle quali è sottoposta, ovvero moralità e civilizzazione non sono che, per dirla in modo un po' semplicistico, stratagemmi che ovviamente in modo darwiniano, non intenzionalmente, ma scoperti casualmente per le prove ed errori che sono il processo attraverso cui va avanti l'evoluzione, possono presentarsi all'interno di qualsiasi percorso evolutivo, basta che si diano determinate condizioni. Cioè c'è, come dire, una spiegazione pienamente evoluzionistica di quello che è la nascita dell'etica e il progresso morale. Si è bloccato di nuovo. Ok. Adesso ci siamo. E questo tipo di prospettiva porta a che cosa? Beh, porta, ad esempio, etologi come Franz de Waal a aprire un campo di indagine, che è un campo di indagine in piena continuità con l'indagine dell'etologia classica, che è quella sul comportamento sociale, che è un campo di indagine che già etologi fra i fondatori dell'etologia hanno sviluppato, come ad esempio Tim Bergen, che scrisse un famoso libretto sul comportamento sociale, però diciamo ha arricchito questo tipo di indagine da una prospettiva teorica che è pienamente diciamo in armonia con la premessa darwiniana del any animal whatever, cioè qualsiasi animale, è arricchita da quella, ma non ne parlo oggi, da quel paradigma di ricerca che è quello che amplia l'etologia e la trasforma in etologia cognitiva, cioè un'etologia che non si limita alla sola osservazione del comportamento, ma apre il suo campo di indagine a quella che un etologo e diciamo storico dell'etologia come Burkhardt ha chiamato la quinta domanda dell'etologia. Come sappiamo, l'etologia classica si basa sulle quattro domande di Tim Bergen, cioè quelle relative a ontogenesi, filogenesi, causa prossima e causa finale, diciamo così, anche se non avere proprio causa finale, cioè funzione, mentre l'etologia cognitiva si apre a una quinta domanda che è quella fondamentalmente sugli stati mentali degli animali, sui processi cognitivi ed emozionali degli animali umani. In questo paradigma di ricerca, che cosa fa un etologo
come Frans de Waal, si occupa di studiare quelli che lui chiama, e questa è un'espressione appunto che lui, che pone a lui, i mattoni da costruzione della moralità, cioè quei comportamenti che noi troviamo anche in specie non umane e che plausibilmente, in una storia che rimane sempre una storia congetturale ovviamente, possono essere considerati quei comportamenti che forse i nostri antenati hanno sviluppato e messo in pratica e che ci hanno portati fino a dove siamo oggi, cioè comportamenti di cooperazione, di altruismo, che sono basati su che cosa? Basati non solo su, diciamo, un calcolo, per così dire, quasi meccanico dei costi e dei benefici che comportano appunto gli scambi dell'altruismo di reciprocità, ma basati sullo sviluppo, diciamo, di stati mentali che hanno a che fare con il provare particolari emozioni che motivano determinati comportamenti e il fatto di avere capacità empatiche che ci consentono appunto di attivarci e consentono anche in questo caso gli animali non umani di attivare specifici comportamenti, ad esempio alla vista di uno stato di bisogno di un loro conspecifico, indipendentemente dal vantaggio immediato che può essere determinato dal mettere in atto ad esempio un comportamento di soccorso. Questi mattoni da costruzione che cosa dimostrerebbero? Beh, dimostrerebbero il fatto che l'evoluzione per selezione naturale ha prodotto non solo comportamenti appunto di scambio diadico come quelli di cui parla Tomasello, ma ha prodotto anche in specie non umane degli stati emotivi e cognitivi che motivano a comportamenti, chiamiamoli senza troppo impegno, protomorali o premorali, che fanno sì che non si possa ricondurre quel comportamento semplicemente a una forma di né istinto, inteso nel senso, come dire, più minimale e primitivo in cui può essere istinto, considerato l'istinto, né a un calcolo immediato dei benefici che può dare quel comportamento. Anzi, talora certi comportamenti motivati da questi stati affettivi, prima di tutto, sono comportamenti che nell'immediato sembrerebbero controadattativi, cioè costosi, non immediatamente remunerativi, ma che ci sono. E ci sono perché sono comportamenti che nel lungo periodo rappresentano un collante di un comportamento sociale, di una socialità che risulta complessivamente vantaggiosa per chi ne fa parte. Uno degli esperimenti che è più interessante, per quanto contestatissimo, è questo qui, in cui quello che fa De Waal, questo è un esperimento disegnato e prodotto dallo stesso De Waal, mostrerebbe, queste sono scimmie cappuccine, quindi non sono grandi scimmie, sono appunto scimmie, non sono antropomorfe, in cui si mostrerebbe che cosa? L'esistenza, forse, ovviamente usiamo il condizionale, di un protosenso di giustizia in una specie non umana. Adesso vi faccio vedere il video, spero che funzioni, che si senta anche l'audio, perché c'è lo stesso De Waal che lo spiega. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. Da casa non she eats it. The other one sees her. Cioè, è she gives a rock to us now. Gets a grape. Allora, rifacciamo. Rifacciamo il. Riproviamo. Niente. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again a cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us.
and she gets kicked out again. Ecco, allora, il setting sperimentale è molto semplice. Ci sono queste due scimmie che si possono vedere reciprocamente, che sono state, diciamo, addestrate, ma in realtà è un processo molto semplice per nulla invasivo, questo addestramento a compiere questi piccoli task, a che cosa? Restituire un oggetto che gli viene dato, in questo caso una piccola pietra, in cambio di una ricompensa. E a un certo punto la situazione è, come dire, sdoppiata, nel senso che una delle due riceve quello che è un premio più gradevole, cioè l'acino d'uva, e l'altra comincia a ricevere per lo stesso lavoro, cioè restituire la pietra, un premio meno gradevole, che è appunto un pezzo di cetriolo. Dopo un po', neanche troppo, la scimmia che riceve il cetriolo manifesta, come la vogliamo chiamare, certo antropomorfizziamo in questo caso, però una forma di indignazione, sembrerebbe, rifiuta di proseguire nell'esperimento. E cosa fa? Rifiuta anche il premio. Questo, in termini, se noi pensassimo l'evoluzione solo come una competizione che guarda unicamente al massimizzare continuamente che cosa? Il proprio vantaggio in termini evolutivo, è un comportamento sciocco, è un comportamento disadattativo, perché è vero che al palato l'uva è meglio del cetriolo, ma il cetriolo è meglio di niente. Quindi un comportamento del genere, e poi ci sono state molte discussioni sul fatto che effettivamente, diciamo, dimostri questo, però diciamo in modo, come dire, un po' generoso e sempre ovviamente congetturale, quello che possiamo pensare è che in cui ci sia l'esibizione di una forma di comportamento che cosa fa nelle scimmie cappuccine? Consolida un qualche tipo di regola sociale che si è prodotta per ragioni del tutto interne al meccanismo evolutivo, in cui diciamo pari lavoro, pari ricompensa, cioè in cui c'è l'idea che in questo caso, poi sono casi ovviamente che devono essere costruiti appositamente, perché se una delle due è dominante rispetto all'altra c'è il rischio che non funzioni, quindi ci deve essere un pari grado fra le due scimmie, c'è un qualche tipo di protosenso di equità che si manifesta anche in comportamenti che localmente sono non adattativi, perché appunto c'è il rifiuto del cibo. Così come in altri comportamenti c'è, ad esempio, il fatto di intervenire in conflitti che non riguardano direttamente l'individuo stesso, ma servono a rappacificare appunto la situazione in cui quell'individuo non è direttamente coinvolto e anzi potrebbe avere un rischio dal fatto di intervenire. No, ecco. Allora, casa non procede. Sì. Da casa suggerivano di utilizzare la modalità presentazione. Che è la modalità che sto usando, no? Ah, non lo so. Quindi presentazione, o se no così lo vedi, perché se no io lo lascio in questa modalità. Così penso si vede. Così si vede forse. Sospetto che quello che succede è che tu hai fatto share screen della finestra questa, sì. Quindi in modalità presentazione si apre un'altra finestra che non è connessa a quello che viene visto a casa. Ah, ho capito. Quindi allora dovresti partire a modalità presentazione, fare unshare. Allora. Parte la presentazione e fai sharing della finestra presentazione. Adesso è interrotta la condivisione, è interrotta. Quindi finestra. Però non c'è niente adesso. Non c'è più PowerPoint da condividere. Che succede? Bisogna uscire dalla modalità schermo intero della piattaforma. A quel punto si trova PowerPoint, lo si mette in presentazione, poi si riapre la piattaforma e lo si condivide. Ma io, secondo me, possiamo andare avanti anche con la modalità di prima. No, che succede qua? Perché siamo su qua, siamo qua. Ok, però non trovo più... No, diceva uscire da schermo intero. Uscire da schermo intero, però non ci siamo a schermo intero adesso. Siamo già usciti a schermo intero, no? Sbaglio? Sì. In alto a destra su vista. In alto a destra su vista. Io poi non, questo non lo visualizza, ecco. Vista oratore, schermo intero. No, non è così, è schermo intero. Okay.
disattiva, okay. Okay. Condividi e continua. Non c'è la finestra però. Scheda, no, per non è una scheda. Ma non si può mettere il PowerPoint sulla chat e da casa si guardano il PowerPoint? No? A parte che si capisce, anche, secondo me si riesce a seguire anche senza il PowerPoint. No, ma però è curioso che si può capire. Però adesso mentre se lo metti in presentazione va? Condividiamo quello. Adesso si spera. Adesso ecco, è ricomparso. Okay. Vediamo se così lo vedono. Io ho condiviso lo schermo intero adesso. Adesso si vede, non si vede, trova andare avanti e avanza. Ok, forse abbiamo risolto. Una versione vecchia, non riuscite a metterlo, bisogna chiamare il tecnico. Allora, no, perché devono avere le chiavi di amministrazione di sistema. Quindi questo tipo di ricerche, di linea di ricerca, di programmi di ricerca. Sono programmi che appunto sono in linea con il tipo di prospettiva che Darwin apriva nell'origine dell'uomo, quando per parlare dello sviluppo della civilizzazione umana partiva da una comparazione fra le facoltà intellettive, cognitive e non solo degli animali non umani e quelle degli esseri umani. E alla fine giungeva a conclusioni che facevano, in qualche modo mostravano, che il meccanismo di diciamo motivazione fondamentale che teneva in piedi queste forme di convivenza sociale, di cooperazione e di socialità, che si sviluppano ovviamente perché vantaggiose da un punto evoluzionistico, ma poi si mantengono appunto su meccanismi che sono i meccanismi del biasimo e dell'amore e i meccanismi della simpatia, cioè meccanismi che hanno una natura fondamentalmente di tipo affettivo, meccanismi che hanno a che fare soprattutto con l'essere, diciamo, più o meno sintonizzati con gli altri, in che modo? Sentendosi osservati, quindi lodati e biasimati, ed essendo in grado di entrare appunto in contatto con gli stati emotivi affettivi altrui attraverso i meccanismi della simpatia. Come questo tipo di prospettiva, che ho delineato veramente a linea grandissima, proprio diciamo molto abbozzato, si connette al tema del progresso morale e della civilizzazione? Cioè come questi meccanismi, che sono meccanismi fondamentali, che se entriamo in quella linea appunto darwiniana, kropotkiniana, sono diciamo quelli che rendono conto del nucleo fondamentale di quella che è diciamo la natura biologica ed evolutiva della nostra moralità e della nostra diciamo predisposizione agli avanzamenti del progresso e morale della civilizzazione, come si connette appunto alla nozione di progresso morale così come la intendiamo oggi. Beh, intanto per provare a dire qualche parola su questo, possiamo partire da quello che è diciamo una definizione molto basilare di che cos'è il progresso morale. Il progresso morale, secondo una lezione che ha dato Dale Jenson, in quella che lui chiama concezione naif e che coglie in qualche modo quello che è il dato fondamentale dei vari modi che noi abbiamo per intendere il progresso morale in varie declinazioni, e in modo quasi che sembra un po' un'ovvietà, quello di intendere il progresso morale una descrizione di quando uno stato di cose è migliore di uno precedente, o quando un certo tipo di comportamenti che noi consideriamo giusti, virtuosi, eccetera, eccetera, divengono in modo incrementale prevalenti. Ed è questo il tipo di modo di intendere il progresso morale che noi troviamo, ad esempio, in alcune descrizioni della civilizzazione, degli avanzamenti della civilizzazione, che sono ad esempio quelli di Steven Pinker in libri come quello che appunto è stato, credo, tradotto in italiano con una traduzione letterale, I migliori angeli della nostra natura, che mostra con tutta una serie di dati alla mano come nel corso della storia della specie umana e della civilizzazione umana, tutta una serie di comportamenti, appunto come la violenza in vari contesti, la violenza
violenza criminale, la violenza delle guerre, la violenza di genere, via dicendo, sia in verità, contrariamente a quella che sembrerebbe essere una nostra percezione di senso comune costantemente declinata. Questo per, come dire, partire, in realtà non voglio sostenere una tesi su che cos'è il progresso morale, ma in qualche modo dare per assodata un'acquisizione, cioè che il progresso morale, nella varietà di modi in cui lo possiamo intendere, ma che comunque ha a che fare con un qualche tipo di miglioramento, ad esempio rispetto alla violenza, le discriminazioni, le uguaglianze, via dicendo, è un fatto, cioè è qualcosa che effettivamente è accaduto e sta probabilmente ancora accadendo. Se noi acquisiamo questo fatto, la questione è quella di capire che cos'è allora che ha mosso il progresso morale. Che cosa ha comportato quei dati, che cosa ha prodotto quei dati che Pinker mette in luce, che ci dice che appunto la violenza ha avuto un declino costante nel corso della storia, nonostante quello che abbiamo vissuto, in realtà continuiamo ancora a vivere da questo punto di vista, ma che secondo i dati, come legge Pinker, diciamo ha, come dire, mostra in realtà una continua tendenza alla decrescita. Cos'è che l'ha mosso? Qual è il meccanismo fondamentale che è alla base del progresso morale e che può essere compatibile con le premesse di tipo darwiniano su quelle che sono i meccanismi fondamentali che muovono la nostra vita sociale, la nostra vita morale? Ci sono due tesi fondamentali che noi possiamo mettere anche qui, due linee per così dire, che in realtà non corrispondono esattamente alla corrente Axel e alla corrente Kropotkin, sono due altre, diciamo, ramificazioni, ecco, che possiamo creare. Una tesi fondamentalmente di tipo razionalistico e una tesi invece di tipo, chiamiamolo generalmente, sentimentalistico. La tesi di tipo razionalistico è quella che ad esempio è sostenuta da un filosofo famosissimo come Peter Singer, in un testo ad esempio come questo qui, anche questo proprio dedicato specificamente al progresso morale, che si chiama The Expanding Circle, cioè il cerchio in espansione, che non mi pare sia mai stato tradotto, non è mai stato tradotto, vero? In cui fondamentalmente lui sostiene che il progresso morale, l'avanzamento della civilizzazione consiste, e questo corrisponde alla tesi, alla genesi del progresso morale, in una espansione del cerchio, cioè della costante e sempre maggiore inclusione all'interno della sfera di protezione della moralità, e quindi in termini di appunto riconoscimento di status morale, che poi può prendere la forma di diritti, anche se Singer non vitalista, i diritti, come dire, arrivano dopo in modo derivato, di nuovi soggetti all'interno del cerchio. Le donne, gli schiavi, gli animali non umani e via dicendo. Questo, secondo Singer, avviene sulla scorta fondamentalmente di un processo razionale. Lui parla di scala della ragione e il ragionamento che noi facciamo che ci porta, come dire, a far lavorare l'uguaglianza. Cioè, se noi partiamo dalla premessa che lo status morale ha a che fare con determinate proprietà, che per Singer sono quelle della capacità di provare piacere e dolore, e affiniamo costantemente in un processo che è individuale e sociale la capacità di riconoscere negli altri, in altri soggetti, queste capacità e applichiamo un ragionamento corretto, cioè ci vincoliamo l'idea che noi stiamo all'interno di un punto di vista morale se ragioniamo correttamente. Ragionare correttamente significa trarre le conclusioni giuste laddove noi individuiamo la capacità di provare piacere al dolore in un soggetto al quale non staremmo riconoscendo status morale, ma ci vincoliamo, come dire, all'obbligatorietà che deriva dal nostro ragionamento. Se riconosciamo che per noi è importante provare piacere e dolore, è qualcosa che fa sì che noi riteniamo che dal nostro punto di vista piacere e dolore siano importanti dal punto di vista morale, se li riconosciamo in qualcun altro, la ragione ci dovrebbe mostrare l'obbligatorietà di riconoscere status morale in chiunque appunto prova questo, ha questo tipo di capacità, questo detto. Siamo sui 45 minuti. Ok, io adesso parlo ancora forse 10 minuti se posso e poi chiudo. 5 minuti anche meno. Ok, sì. Diciamo, ok, 5 minuti. progresso morale accelerato.
L'altra posizione, che invece è quella di tipo sentimentalistico, è una posizione che ad esempio è, come dire, ben descritta, qui non tanto con una tesi di tipo normativo, etico-normativo, ma con una ricostruzione storica, che io trovo assolutamente, diciamo, affascinante, in un libro di una storica, quindi non è una filosofa, che si chiama Lina Hunt, questo è stato tradotto in italiano con il titolo La forza dell'empatia. La forza dell'empatia, in inglese invece si intitola Inventing Human Rights, che è fondamentalmente una storia di come, durante l'illuminismo, una serie di, diciamo, fattori, cause storiche avrebbero portato al riconoscimento, all'idea di diritti umani, di diritti degli esseri umani e al riconoscimento di nuove soggettività morali, ad esempio quello degli schiavi, quello delle donne, attraverso un processo che ad esempio Lynn Hunt collega alla circolazione e la diffusione dei romanzi, soprattutto dei romanzi epistolari, di romanzi epistolari che raccontavano la vita personale, la vita interiore delle donne, e che cosa facevano facendo così? Hanno stimolato l'immaginazione, la simpatia, e hanno, come dire, messo in contatto gli esseri umani che leggevano questi romanzi con una dimensione che prima era una dimensione sconosciuta, del tutto sottodeterminata, che era quella della vita interiore, cioè dell'idea che il fatto che gli altri esseri umani hanno stati affettivi simili ai nostri, hanno dolori, piaceri, emozioni simili ai nostri, e attraverso la creazione di questo spazio interiore nuovo, fondamentalmente riconosciuto, si crea anche l'idea di una individualità da proteggere, di uno spazio individuale da proteggere, attraverso però un motore che è il motore della simpatia e dell'immaginazione. E in questo caso appunto abbiamo un resoconto di tipo sentimentalistico del progresso morale, cioè che dà, come dire, individua le ragioni, le capacità in gioco nel far progredire la nostra considerazione morale, non nell'esercizio di appunto un ragionamento freddo, ma nella attivazione di capacità immaginative e simpatetiche. Chiudo con questo, così rimango nei tempi, poi magari se c'è un po' di discussione alcune cose le posso dire dopo. Questo, diciamo, la linea Hunt sembrerebbe essere in qualche modo attiva non solo nel processo di riconoscimento dei diritti umani, che è quello di cui lei parla nel libro, ma anche nel tipo di, diciamo, percorso che sembrerebbe aver avuto almeno agli inizi la nascita di quello che, diciamo, con un termine abbastanza, come dire, screditato almeno nel dibattito pubblico italiano, ma che in realtà è un termine, diciamo, da conservare, possiamo chiamare animalismo, ovvero l'impegno sociale, politico innanzitutto, per l'inclusione degli animali non umani nella sfera di protezione giuridica e nella sfera di considerazione morale all'interno delle nostre società. Le origini dell'animalismo contemporaneo sono origini che hanno un luogo preciso, che è il Regno Unito, dove appunto un signore come Bentham costruì un'etica basata sull'idea di sofferenza e di piacere come nuclei fondamentali della teoria del valore morale. Ma è anche il luogo dove appunto si nasce sulla base di, e qui c'è ad esempio un bellissimo libro di Richard Rider, che peraltro è colui che ha coniato il termine specismo, è lui che l'ha inventato a Oxford nel 1970, poi Singer l'ha ampiamente articolato, utilizzato. C'è questo bellissimo libro di Richard Rider che si chiama Animal Revolution, che è una storia dell'animalismo a partire dalle origini nel Regno Unito, e lui fa una ricostruzione in cui si mostra come il movimento animalista, che innanzitutto è un movimento di nicchia ovviamente, che riguarda poche persone, fosse basato sull'idea che l'ignorare la sofferenza, non solo umana, ma anche quella degli animali non umani, fosse, come dire, una sorta di peccato capitale. Cioè si passa da un'etica basata su altre nozioni a un'etica che considera la cecità e la sordità alla sofferenza, non solo umana, ma anche quella umana, come qualcosa di imperdonabile,
e considera la sofferenza, ovunque essa si trovi, come una questione morale fondamentale. E questo porta, diciamo, questa idea che comincia a diffondersi non solo in filosofia, ma nella società, porta alla nascita, ad esempio, della prima legge di protezione animale, in senso proprio, che è il cosiddetto Martin Act, che viene emanato negli anni 20 nel Regno Unito, e che porta a un fatto storico, e su questo mi fermo, che è l'ingresso degli animali nei tribunali. Qui c'è una stampa, un disegno satirico dell'epoca, che non era simpatetico verso questo, ma che dimostra che cosa? Il primo processo per maltrattamento di animali secondo il Martin Act, un proprietario di un asino viene portato in tribunale e appunto accusato di maltrattamento nei confronti del suo asino. La stampa satirica cosa mostra? Mostra l'asino portato a forza a testimoniare in tribunale. In realtà questa cosa non è mai successa, ovviamente, è l'intento naturalmente derisorio, satirico, ma con un po' di distanza, questo disegno non è più un disegno satirico, ma un disegno che rappresenta quello che è stata una svolta storica, che è ancora in atto e, diciamo, anche incompiuta, ma che è quello dell'ingresso degli animali all'interno della sfera della protezione giuridica, cioè l'ingresso degli animali nei tribunali, che è stata resa possibile da che cosa? Da un cambiamento culturale che ha visto, per una via immaginativa, per la via della simpatia, la sofferenza come un male morale da evitare e in qualsiasi specie questa si trovasse, soprattutto alla luce del fatto, ma su questo mi fermo, che mentre, diciamo, la protezione animale e le leggi sugli animali nel Regno Unito si andavano sviluppando, c'era appunto un signore, quindi torniamo all'inizio, di nome Darwin, che nei suoi taccuini, in particolare nel taccuino B, a un certo punto appunta queste parole, mentre preparava l'origine delle specie, lì si tramagliava molto di quello che andava intuendo e scoprendo, dice: gli animali che abbiamo reso nostri schiavi non li vogliamo considerare come uguali. Forse i proprietari di schiavi non rendono l'uomo nero di un altro genere, gli animali con affetti, imitazione, paura della morte, dolore, dispiacere per i morti, rispetto. Cioè quello che fa Darwin è individua chiaramente quella che è una conseguenza sul piano extrascientifico, sul piano morale, di quello che andava costruendo sul piano scientifico, cioè il fatto che appunto gli animali cambiano status e cambiano posizione, laddove noi riscontriamo una continuità, che è una continuità innanzitutto nelle sofferenze che noi gli possiamo riconoscere. Mi fermo qui, grazie.